e quindi agli ultras della Mantea, agli ultras dell'Ancona, agli ultras dell'Atalanta, agli ultras della Casertana, agli ultras del Genoa, agli ultras dell'Anciano. Un altro ringraziamento particolare va anche a Guido di Nocera, e poi vorrei ringraziare anche e rivolgere un pensiero ai ragazzi di Pisa e ai ragazzi dell'ex Gate 22 di Venezia, che anche se non sono qui oggi fisicamente, sappiamo che sono qui con il cuore. Io introduco questo ricordo di Piero Romeo partendo dalla bellezza di questo memorial, e secondo me la bellezza di questo memorial sta nel fatto che qui oggi ci sono tante generazioni. C'è la generazione di chi Piero l'ha vissuto attivamente, ha vissuto gli anni del primo raduno, quello stesso raduno che aveva un po' il sapore del film I Guerrieri della Notte, perché l'argomento di quelle discussioni era praticamente, come dire, un mettere da parte i diversi colori delle sciarpe, un mettere da parte le rivalità per un fine superiore. Questi discorsi negli anni Ottanta, capite bene che erano molto avanti rispetto al tempo che viviamo oggi, e forse sarebbe anche il caso di riprenderli. Io credo che per quella che è la situazione che si vive oggi, quindi col fatto che le leggi speciali sono state trasferite dagli stadi alle strade e alle piazze, e tutti noi adesso ci troviamo a subire questa stretta repressiva, col fatto che noi subiamo la criminalizzazione da parte dei mass media e da parte della classe politica, ricordare Piero Romeo oggi è importante anche per questo motivo, perché Piero ci ha insegnato soprattutto che essere ultras vuol dire stare dalla parte degli ultimi, dalla parte di chi ne ha bisogno, a Cosenza, in ogni città d'Italia, come fino ad arrivare fino all'Africa più profonda. Ricordare Piero Romeo oggi vuol dire essere solidali con tutte le popolazioni che subiscono abusi e soprusi, vuol dire andare a scardinare quella che è la paura del diverso che tentano di diffondere oggi nelle nostre città. È proprio per questo motivo che si combatte la stretta repressiva vivendo le città, creando comunità, proprio come ci ha insegnato Piero. Io sono brevissimo perché c'è sicuramente chi meglio di me saprà ricordarvi chi era Piero Romeo. L'ultima cosa, voglio soltanto concludere con l'ultimo rigo dell'editoriale della fanzine. Se voi oggi sentirete del vento che vi toccherà la faccia, provate un attimo a fermarvi, alzate lo sguardo al cielo e chiudete gli occhi, perché quel vento che vi accarezzerà probabilmente sarà Piero. E questo vuol dire... Bravo! E questo vuol dire che Piero oggi è qui con noi. E se prima ha buttato due gocce d'acqua, non fateci caso, perché pure quando abbiamo inaugurato il parco di Piero è successa la stessa cosa. E questo è Piero che ci sta prendendo in giro. Adesso io passo la parola a Pietro.